Reparto avanzato, lei ha fatto obiettivamente dei nomi che sono già usciti fuori, Guidone, ha parlato anche di Croce, ha parlato anche di un giocatore che è stato qui a Teramo, Giuseppe Gambino. Sì, Peppe Gambino l'ho citato perché può rappresentare quella che è una delle tipologie di giocatore che andremo a cercare sul mercato, cioè un giocatore che può venire anche da una Serie D, che può avere delle grandi motivazioni indipendentemente dall'età, questo come tipologia di giocatore. Poi i nomi che hai fatto giustamente tu sono nomi che ci possono stare, perché sono nomi di giocatori dei quali abbiamo constatato in prima persona il valore, ma non sono gli unici, lavoriamo anche su altri obiettivi proprio per non farci trovare impreparati di fronte all'eventuale rifiuti, dinieghi oppure richieste spropositate. Però Gambino non verrà? No, non credo, per una questione forse anche legata a un fatto così di età, magari cerchiamo anche, altrimenti col reparto offensivo noi cercheremo anche di creare anche qualche scommessa, però non è che si possa dire no a priori al 15 di giugno, può essere magari in questo momento qui, può essere un nome un pochettino defilato e fra 20 giorni diventare un nome importante. Siamo, ripeto, in una fase iniziale del mercato, tutti i nomi possono essere corretti e tutti possono essere sbagliati.